Siamo qui a Imola per il round numero 11 e siamo al termine delle qualifiche della Supersport. Siamo in compagnia di Vittorio Annuzzo del team Kawasaki del Lorenzini Baileoni. Ciao Vittorio, come sono andate queste qualifiche? Allora, ciao ragazzi, ciao a tutti. A confronto delle ultime apparizioni, queste qualifiche sono andate benino perché sono riuscito a qualificarmi undicesimo in terza fila e in una pista così ostica come Imola, dove ci sono tante varianti, soprattutto al primo giro, credo che sia una buona qualifica che mi permetterà sicuramente di poter scattare molto bene a differenza delle altre volte che magari partendo da dietro facevo molta più fatica. E con il quattro cilindri, adesso che è praticamente da un po' di round che lo guidi, ti stai sempre trovando meglio? C'è qualcosa che non funziona? Dimmi tu com'è. Sembra assurdo, però diciamo che proprio alla terz'ultima gara ho riuscito a trovare un setting che mi permette veramente di trovarmi a mio agio, perché fino adesso abbiamo avuto sempre, a ogni gara, a ogni tracciato usavamo un setting diverso, invece qua abbiamo trovato qualcosa che veramente mi è piaciuta, veramente mi ha dato un senso di sicurezza, quindi credo che adesso conosco bene questa moto e posso dire che effettivamente con questi parametri è un'ottima moto. Poi ho visto da Misano una strana figura che si aggira per il paddock, è una specie di lupo. Chi è? Cos'è? Allora, il lupo è il simbolo della mia città di Avellino, quindi giustamente il mio fan club capitanato da Chiara Losito ha voluto fare questa mascotte e mi ha fatto un bellissimo regalo, perché sono veramente contento di questo lupacchiotto che mi sta seguendo già da diverse gare e mi sta portando anche buona fortuna, quindi spero che questa cosa si possa ripetere anche per l'anno prossimo. E domani che previsioni puoi fare per domani? Beh, io credo che per domani sarà una gara molto dura perché siamo tanti piloti tutti molto vicini, però come ho detto prima riesco a partire da una buona posizione in griglia, quindi proverò sicuramente a forzare da subito per cercare di inserirmi nella lotta appena fuori al podio, perché in questo momento la nostra portata non è ancora il podio ma bensì le posizioni appena dopo, quindi cercherò di stare in quelle posizioni fin da subito e spingere il più possibile per non perdere il contatto con questi piloti. Vittorio, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo per domani da parte mia, da tutta la crew di Motology. Grazie a voi per l'invito e ogni volta che mi vorrete sarò sempre felice di venire a parlare con voi. Grazie mille. Ciao ragazzi.